contenti che siamo stati da Bill, il Pokéfanatico. E quindi adesso dobbiamo andare da Misty. Prendiamo una scorciatoia e andiamo ad affrontare Misty. Misty ha due Pokémon, quindi anche io ne userò due. Quindi prima passeremo dal Pokémon Center a curare i Pokémon perché sono spompati, poverini. Mettiamo prima a curare. Bene, adesso depositiamo. Deposita. Direi depositiamo Pidgey e chiaramente depositiamo Geodude. Quindi la seconda palestra l'affrontiamo con gli stessi Pokémon della prima, solo evoluti. L'unica differenza quindi che ho Ivysaur invece di Bulbasaur. Scienza indugi, dai, 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 dai. Allora, chi c'ho per primo? Butterfree. Però ha resistito a ben due confusioni, ha dovuto capitolare solo alla terza. Cambiamo. Facciamone uno per uno. Teniamo Butterfree per secondo, va. Direi che è abbastanza inevitabile lei. Allenatrice Junior. Reggerà. Oppala! Ha retto male, però. Bello comunque lo spread di Goldin. Forse è uno dei fatti meglio in questo gioco. Mi hai sconfitta? È ovvio. Via per i loro Pokémon. Come ti comporti quando catturi Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale. Ho un Pokémon d'acqua. Più veloci. E uno è andato. Ma non ce l'ho già. No, non ce l'avevo. Ah beh, perché mi confondo con Butterfree.
C'ha ragione. Facciamo i maledetti. Scelta dello starter iniziale nelle prime due palestre ha dato i suoi buoni frutti. Pensando che di Pokémon Erba all'inizio non è che ce ne siano tanti, eh? Cos'è MT11? Bolla raggio. Bene. Ma che c'entri tu? Ho vinto io. Manco t'ho interpellato. Andiamo a curarci, va. E a riprendere i Pokémon dal box. Bene. Ah già, cavolo. Uno scambio. Team Rocket cerca di scavare la strada verso il male. Quei maledetti Rocket, guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato un MT per insegnare i Pokémon a scavare fosse. Mi è costata una vera fortuna. Ehi, fuori, non ti è permesso di stare qui. Chi? Io? Sono un semplice spettatore? Non mi credi? No! No! Non ti si può credere! Non sarebbe male un attacco d'ala, non so, qualcosa... Se che cappero! Devo già andare a curarmi. Due brutti colpi. Figlia di che sto va. Thank you.
Bravo. Andiamo a restituirla, va. No, però io. Andiamo a curare Tigi, va là. Certo che costruire case senza porte, va. Solo da contorno. Andiamo di qua. Ah, c'è dell'erba. E una casetta, vediamo. No, va là. Ciao, hai un Nidoran maschio? Vuoi cambiarlo con un Nidoran femmina? Ah, io ho un Nidoran femmina. Aspetta, hai un Nidoran maschio? No. E c'ho la femmina, questo è Pokémon blu. Interessante, tornerò quando avrò il detector. Di qua dov'è che ci va? Nessuna parte. Vabbè. Un allenatore. Riuscirai a battere almeno un Weedle? Almeno non ti ha avvelenato. Chissà se si evolve. Scattati. Andiamo avanti. Non penso tu possa perire per un Caterpie. Ma sono più veloce. No,
No, non scherzo mai. Bello, de papà. Pokémon ci sono qua, non mi ricordo. Un Meo. Che vi dirò, è anche bellino. Graffimiao. Ama gli oggetti rotondi, di notte vaga per le vie in cerca di monetine perdute. Volta resisterai? Chissà se ne era già un altro. No. Devo prima catturarlo qua. Ci avrà una passione. No. Ovviamente. Ma io non origlio. Mai stato uno che origlia. Poi batta ad alta voce. È colpa mia. Beh, la scelta, ragazzi, è facile. Di Vivisauro. Costata. È una conversazione privata. Ma chi ve tocca? Chi ve... Ah. Thank you.
con Honda. Non so neanche se voglio catturare un Diglett. Cos'è Geodude? Vigliacco! Dormi, dormi, eh? Se non la sbaglio, se lui non fa un critico. Ragazzi, cerca di imparare super suono. Allora, no. Sì. Non ha imparato super suono. In realtà sei tu che parli con me, tu dici a me, non io a te. Comunque fai niente. Queste tue defiance. Vabbè, 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 vabbè. Si va con Geodude. Una sassata facile. Hanno manie di protagonismo, come se loro contassero qualcosa. Sono io il protagonista. Vergogna. Però tu no, nai. Dai, su. Ah. Che evitare, cioè veramente. Ah, meno male.
Ti evolvi al 22? No. Però intanto siamo arrivati ad Aranciopoli. Chi è? Chi sei? Un macio. Chi sei? Pare che Grimmer si riproduca nel liquame tossico. Se piace a lui. No, non è ancora, sono appena arrivato. Ya, su. Sì, sì. Grazie. Gentilissimo. Faccia cattiva. Vabbè, è vero che c'è ancora Meo. Depositiamo immediatamente. Tu? I livelli Pokémon possono avere abilità diverse. Un Pokémon addomesticato è più forte di uno selvatico. Stop. Allora, ci sono già stato. Vorrei, ma non posso. Devo prima catturare lo Spiro. Sono molto pignone in fatto di Pokémon, ne hai più di 100. Vuoi sapere tutti i miei Pokémon? Sì. Rapidash, grazioso, carino, veloce, incredibile, non trovi? È sorprendente, simpatico, mi piace tanto. Tanto caldo, morbido, spettacolare, fantastico. Guarda che ora è, posso fare tardi. Beh, un pochino. Vabbè, dopo torno a prenderlo. Insomma, vuoi regalate qualcosa? Non lo si era notato che era logorroico. Cosa non si fa per un buon bici? Qua ci sono già stato. Ah, per andare in palestra serve una staglio. Piazza. Vaffanella nostra. Vuoi farlo? Che c'è scritto? Allora, compriamo un po' di Pokéball. No. 5. Nel caro servissero. E per ora basta. Quindi io dovrei andare. Beh, alleniamoci qui prima. Ok, lottiamo, ma non imbrogliare. Ha
magari sei tu quello che fa il furbetto. Bravo il mio figliotto. Questo è un osso duro. Vigliacco. Forse mi ha fregato. No, no, mi è andata di botta di... Prova a confondermi il vigliacco. Fregato. Niente, neanche a livello 20 impari un'altra mossa. Te devo da cambiare. Vinci, perdi o scommetti? Lotto. Ci provo. Proviamoci. Rischia tutto, vuole lottare. Ha avuto la mia stessa idea. Sveglia e shoppa. Ci però uomo. No, perché qua. Bravo, oh beh. Saresti un ottimo amico di Misty. Tagliamo. Che li hai fatti meditare? Li hai messo a cucinare. Confusione. Veleno, confusione. Thank you.
sbagli un po' troppo spesso, Butterfree, Questa storia è che te sonnifero non lo casti subito. Ha da finire però. Non va bene. Bene. Cos'è che vorresti fatta? Beh, non uso Sonic Boom, cos'è, non l'ha ancora imparato, livello 21. Anche tu. Ribadiamo, il tipo acciaio nella prima generazione, nei primi giochi, non nella prima generazione, non esisteva ancora, quindi è solo elettrico. Magneton. Tutte l'hai. Quello non hai fatto. Allora, strumenti. Mm-hmm.
Passa il gelato. Tu hai Pokémon erba, di' la verità. No! Grande! Va bene. Sei il primo della classe. Sarai il primo a perdere. Avanti. Fai vedere di cosa sei capace. Pensavo avrebbe resistito. E invece. Sì, è vero. Buono sapersi. No, mi piace dare soprannomi ai Pokémon. Ci rincontreremo un giorno, ma non oggi. Non è facile. Questo vuole un Nidorino. Per un Nidorino. Siamo in Pokémon Blu! E allora non si va di qua. Semplice. Tutto a un tratto un Pokémon che serve. Perfetto. Ok, tu chi c'hai? Morse è un attacco normale perché il tipo buio non c'è, però comunque fa tentennare.
Zo. Ci hai provato. Anche questo rischia tutto è andato. Quello l'ho già fatto. Spiro l'ho già preso. Cala anche la precisione perché... Tiberio solo perché t'ho sconfitto. Quindi se non erro qua c'è qualcuno che vuole scambiare uno spirro per un Farfetch. Quindi terminiamo questo episodio con uno scambio. Dovrebbe essere qua. Sì. No, non è lui. E dov'è? Sei qua? Sì. Sì. Bello scambio di uccelli. Duccio. Beccata, fuori sguardo, furia. Proviamo a depositare. Curiamoci prima. E con questo termina anche questo episodio. Direi che nel prossimo episodio andremo sulla nave e sulla nave Anna e poi affronteremo Serge e vedremo chi la spunta. Lui ne ha 3 di Pokémon, io ne userò 3, quindi probabilmente toglierò solo PG8. Io ho 4, tolgo lui. Bene, alla prossima.